un nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video a tema Zero Waste e in questo video includerò un po' tutti che usano, le persone che usano la cancelleria. So che magari questo video sarebbe stato più adatto per da fare tipo prima della scuola o robe simili, però insomma non sono solo gli studenti che usano la cancelleria, no? Ecco, perfetto. Quindi oggi voglio parlare di alcune cose che si potrebbero proporre se magari lavorate in un ufficio dove sono degli spreconi pazzeschi. Io ho fatto un video sul mio posto di lavoro, su quanto effettivamente siano ecologici, e ve lo lascerò linkato se vi interessa. Altrimenti oggi comunque questo video parlerà di cancelleria zero waste, chiamiamola così, che appunto che è una cosa che magari non tutti ci pensano, che non tutti pensiamo a queste cose, ma più si entra nel zero waste più ci si rende conto che tante cose sono uno spreco pazzesco, e che se ci sono valide alternative uguali. Allora, siccome ho detto che includerò comunque anche gente che lavora in ufficio, gente che studia, gente che non studia, insomma, qualsiasi cosa, perché la cancelleria credo che la usino un po' tutti. Io per esempio non la uso, da quando ho smesso di essere studente non la uso, però al lavoro ho fatto cambiare alcune cose. Primissima cosa della quale voglio parlare sono le batterie ricaricabili, che è una cosa che tutti ignorano. Tutti ignorano l'esistenza delle batterie ricaricabili. Le batterie sono comunque un grandissimo spreco, perché adesso siamo anche abbastanza fortunati, perché tantissime cose funzionano o con l'USB o funzionano comunque senza batterie, perché appunto funziona con l'USB o comunque per far caricare le cose. Però io mi ricordo quando ero anche tipo alle medie superiori, c'era uno spreco pazzesco di batterie per i telecomandi, per i mouse del computer, o comunque le batterie venivano usate per un botto di le torce, insomma ci siamo capiti, ecco. Persino anche il mio primissimo... cos'era? Il mio primissimo cosa? Volevo fare l'esempio di un qualcosa che ho avuto che funzionava a batterie e non me lo ricordo più. Forse era un depilatore? Forse il depilatore che funzionava a batterie, invece adesso ho uno che funziona col cavo. Vabbè che lo uso una volta all'anno, però dettagli. Quindi le batterie ricaricabili potrebbero essere un'ottima alternativa. Ora, ovviamente voi comprate il caricatore delle batterie, comprate le batterie che sono, si chiamano ricaricabili. Io usavo sempre quelle della Energizer, credo si chiamassero. Quindi sì, quello potrebbe essere una valida alternativa se usate le batterie. Se invece avete tante cose che non funzionano a batteria o che funzionano comunque a presa, eccetera, meglio. Però le batterie ricaricabili potrebbero aiutare tantissimo allo spreco che c'è delle batterie, che andrebbero anche riciclate a parte, quindi mi raccomando non buttatelo nel riciclaggio perché non andrebbero là. Per esempio noi al lavoro abbiamo tutti un mouse, che però tantissimi di mouse che i miei colleghi usano sono batterie, che non ho capito il perché. Cioè, i mouse potrebbero benissimo essere attaccati al computer e fine, ciao, se è posto per la vita. E invece no. Non capisco perché la gente si ostina a usare i mouse con le batterie, perché a un certo punto smettono di lavorare, ecco. E io avevo proposto appunto di comprare le batterie Energizer ricaricabili, in modo che se abbiamo bisogno di batterie si ricaricano e ciao a tutti. E ho accettato il che... ecco. E quindi questa è un'alternativa se per caso usate ancora le batterie tantissimo. Io le uniche batterie che uso in casa sono forse i telecomandi. I telecomandi, perché lui c'ha la Wii. Vabbè, quindi questo è l'unico modo, però io ho il caricatore, perché mio padre mi ha insegnato da piccola che si comprano le batterie ricaricabili per risparmiare. Bravo padre. Seconda cosa di cui voglio parlare... non c'entra niente, nel senso che io vi voglio parlare di questa cosa perché è stato un episodio divertente. L'estate scorsa avevo pubblicato la foto di questo zaino, che credo lo conosciate tutti, hanno questo zaino. Non so come si pronuncia il nome, Fjällräven, ok, perfetto, perché è svedese, una cosa simile. Questo zaino ce l'hanno tutti perché tantissimi influencer oltretutto parlavano di questo zaino, e quindi giustamente... questo ha portato tantissime gente a comprarlo. La cosa bella è che io avevo messo questa foto su Twitter dicendo questo zaino proprio brutto, che non ho cambiato idea su questo zaino, è proprio brutto. Ho ricevuto un sacco di insulti, perché su Twitter funziona un po' così, è un po' un mondo a parte dove la gente dice cose che non direbbe nella vita reale ma si permettono online, dicendo come ti permetti, non capisci un cazzo, questo zaino è grandissimo, ci metto pure mia nonna, quindi ok, perfetto. Mi è venuto da ridere sul momento, però sono andata a informarmi un attimo, ma che c'è di speciale questo zaino? Perché oltretutto sapevo che costasse una follia. Ho scoperto che è uno zaino etico, quindi ho detto bravissimi, non ho cambiato idea, pur sempre un zaino brutto, non credo che lo comprerò mai, nonostante sia etico, però mi fa piacere che comunque sia stato comprato, che sia stato per etica, che sia stato comprato per moda, abbiamo comunque dato i soldi a un'azienda etica, il che mi fa molto molto felice.
Questo ve lo dico non perché dobbiate adesso buttare via tutte le vostre cose, comprare uno zaino etico, perché assolutamente usate ciò di cui avete bisogno. Questa premessa l'avrei dovuto mettere all'inizio video, ovvero di queste cose che vi dirò non serve che le compriate, cioè usate ciò che avete. Se avete tutte queste cose di cui parlerò, se le avete ancora in casa, usate ciò che avete e non state a comprare cose, perché questa va un po' contro la politica del Zero Waste, ecco. Però mi andava di raccontare la cosa divertente di come scopro cose etiche a caso. Quindi mi ha fatto piacere vedere appunto da quel giorno in poi, guardavo quello zaino tipo con più amore, diciamo, però restano comunque abbastanza brutti. Mi dispiace, se avete questo zaino per favore non odiatemi, però io lo trovo veramente orribile. Un'altra cosa che potrebbe essere d'aiuto per le persone che magari scrivono sempre a penna, che magari non tutti scrivono al computer, la tecnologia potrebbe essere un po' un amico in questo, in questa battaglia zero waste, perché magari si è molto più facile prendere appunti al computer, o se avete, so che tanta gente prende appunti con l'iPad, se avete l'iPad ovviamente. Io per esempio all'università prendevo spesso gli appunti con il computer, però per tante lezioni non potevo farlo, perché tante delle mie lezioni, tipo soprattutto in interpretariato, avevo bisogno dei miei fogli con la penna per prendere gli appunti, però per gli appunti, cioè per altre lezioni tipo criminologia, letteratura eccetera, le prendevo tranquillamente al computer, ed era una cosa molto bella, mi faceva sprecare meno tempo, proprio perché erano già ordinati, erano già scritti là perfetti. Io ovviamente avevo sempre bisogno di stampare le cose, però se potete appunto non stampare le cose e studiare solo così, vi invito tantissimo, però se ne avete bisogno, stampate e magari riutilizzate i fogli che magari non sono stati stampati su tutti e due i lati, ecco. Ma anche per scrivere, se avete bisogno di scrivere cose, utilizzate quei fogli. Anche per la carta comunque della stampante esistono esiste la carta riciclata su cui potete puntare per evitare che ci sia un ulteriore spreco di carta, perché comunque lo spreco di carta, per quanto non se ne parli come una cosa enorme, non se ne parla come una cosa grave, e comunque c'è comunque tanto tanto spreco, perché comunque per fare la carta ammazziamo gli alberi, e quindi sì, se potete appunto comprare le cose in carta riciclata, questo è tipo una valida alternativa se appunto avete bisogno di cose da cancelleria. Un'altra cosa, per esempio, noi al lavoro abbiamo la stampante Eco. Non so cosa significhi, però a quanto pare consuma meno inchiostro, e anche l'inchiostro che compriamo è più ecologico rispetto agli altri inchiostri. Io sono poco informata sugli inchiostri, sulla loro produzione, ma sono sicura che comunque anche dietro a quello c'è comunque dello spreco. Però appunto, se per caso avete a casa una stampante con questa opzione, perfetto. Se per caso state pensando di comprarvi una stampante, fate attenzione a questi piccoli dettagli che potrebbero essere comunque molto d'aiuto sia per quando stamperete, sia per quando anche dovete comprare tutti gli inchiostri, perché gli inchiostri comunque costano tantissimo, soprattutto per la stampante. Poi ci sono quelle stampanti che finisce il magenta, che non l'hai mai usato in vita tua, però tu devi mettere il magenta, altrimenti non ti stampa niente, anche se hai bisogno di una cosa in bianco e nero. La mia stampante era così, infatti ha fatto un volo alla finestra. Non è vero, se sono rotta, quindi l'ho riciclata. Sono così cattiva, dai. Un'altra cosa, appunto, parlando di inchiostro, sono le penne di inchiostro, che potrebbe essere una valida alternativa per scrivere. Ma l'ho detto prima, no? E mi sono persa nei discorsi, perfetto. Buongiorno, Zoina. Bonjour proprio. Sì, le penne di inchiostro sono una cosa molto bella. Vi racconterò un aneddoto. Io quando ero all'elementare ero in Moldavia, e lì eravamo obbligati a utilizzare la penna d'inchiostro perché facciamo lezioni di calligrafia, e le lezioni di calligrafia a quanto pare funzionano meglio con le penne d'inchiostro. Quindi quando sono arrivata in Italia ho visto che la gente aveva astucci pieni e strapieni di penne di 50.000 colori, le penne col glitter, quanto andavano le penne coi glitter, Gesù, ok. Quindi ho deciso di non fare la bourgeois, perché era già un brutto periodo arrivare in un nuovo paese in cui non capisci niente di tutto ciò, pure arrivare con la penna con l'inchiostro, ecco, non volevo proprio farmi vedere così tanto. E quindi ho iniziato a usare le penne normali. Io con la penna d'inchiostro credo di avercela ancora da qualche parte, però ho detto che quando finirò tutte le riserve di penne che ho, perché in giro per la casa c'ho ancora un bel po' di penne, che lui se ne sta occupando di usarle, perché io non le uso quasi mai. Quindi la penna d'inchiostro può essere una valida alternativa, proprio perché si compra la penna, si usa solo quella e la ricaricate con l'inchiostro. Credo che comunque esistano inchiostri di vari colori. Quando ero elementare dovevamo usare quello viola. No blu, no nero, viola. Vabbè. Tutto molto bello, però. Quindi niente, questa è una cosa. Poi oltretutto le penne d'inchiostro sono chic, cioè, sono bellissime, io ne voglio una prima o poi. Un'altra
cosa sono gli evidenziatori. Gli evidenziatori, so che tantissima gente è impazzita per gli evidenziatori, se ne comprano 70.000, però effettivamente quanti evidenziatori avete mai finito nella vostra vita? Perché io, bene o male, li usavo sempre, ma un po' come le gomme, prima che finissero li perdevo. Però avevo tantissimi evidenziatori. Ovviamente questi evidenziatori sono fatti in plastica, quindi più ne compriamo, più ne buttiamo, più spreco di plastica facciamo. Ed esistono dei bellissimi evidenziatori che sono tipo a matita circa, che evidenziano tranquillamente e si... tu fai le... come si chiama? Quando fai la punta? Non so l'italiano, perfetto. Aiutatemi. Praticamente tu le usi con una matita e puoi evidenziare. Proprio, mi ricordo che quel tipo di evidenziatore ce l'aveva una mia compagna all'università ed erano bellissimi e comunque sottolineavano abbastanza bene. Magari non erano proprio mi illumino d'immenso come gli evidenziatori normali, però erano molto belli e appunto li utilizzavi con una matita. Una volta finiti, cioè finiscono, puff, spariti, non c'è più nulla. Cosa che invece gli evidenziatori di plastica... Ma cosa sono le matite Sprout? Matite Sprout, il brand si chiama Sprout, credo. Vi lascerò il link, potete trovare i loro prodotti su Amazon, se non mi sbaglio. Io non riesco a reperire quelle matite, perché si trovano su Amazon America, ma non Canada, perché il Canada è sempre ignorato da tutti, che tristezza, vabbè. Queste matite, praticamente voi le... sono matite bellissime, stupende, sì, che se non mi sbaglio sono anche di materiali biodegradabili, se non mi sbaglio, o compostabili. Ti devi informare prima di fare il video, dai. Vabbè. E alla fine, a fine matita, potete piantarlo e uscirà fuori una piantina carina. Ho già visto gente su Twitter che hanno queste penne, sono molto invidiosa perché ne volevo una anch'io. Perché le penne, le matite effettivamente sono cose che io utilizzo di più rispetto alle penne, perché per quanto io usi poco la cancelleria in questo momento, sono comunque, la matita mi piace di più perché se devo cancellare qualcosa, c'ho la gomma. Un'altra cosa è la spillatrice, cucitrice, pinzatrice, chiamatela come volete, quella che per attaccare fogli, ecco. Quello potrebbe essere, quello utilizza i piccoli cosini che si attaccano ai fogli, giustamente, che dopo, quando li togliamo, volano ovunque, quindi mo dove sono? Ecco, perfetto. E siccome sono pezzini molto molto piccoli, sono difficili da riciclare, un po' come le lenti a contatto. Cioè le lenti a contatto non riescono a essere riciclate proprio perché sono pezzettini di plastica minuscoli, quando i nemi grossi macchinari per il riciclaggio non entrano, quindi vanno a finire chissà dove. Esistono queste cose che non usano questi piccolini cosini di metallo, che non so come si chiamano. E invece tipo, il metodo è tipo che... piegano tipo dei pezzettini di foglio e tengono i fogli attaccati. Questo potrebbe funzionare benissimo su piccole quantità di foglio, dubito che funzioni su grande quantità di foglio, ma allo stesso tempo anche le pinzatrici normali non è che funzionavano su tipo 60 pagine di foglio, no? Quindi questa potrebbe essere una valida alternativa se vi servono, se vi serve sempre attaccare i fogli. Altrimenti potete sempre utilizzare le pinze, si chiamano pinze, cioè i cosini di metallo che potete attaccare i fogli, quindi quando mi serve utilizzate sempre quelli. Anche quello potrebbe essere un'alternativa valida se non le perdete per strada, ovviamente. Vi ho già detto di utilizzare i quaderni, carta per la stampante magari riciclata, però anche i raccoglitori potete utilizzare quelli che sono proprio in cartone, non quelli plastificati. Anche i quaderni, che giustamente erano quelli che costavano sempre meno, con dei disegni assurdi sopra. C'erano tutti quei quaderni avuti per le medie superiori, perché i miei genitori li compravano perché costavano poco. Oh, erano orribili. Invece c'erano quelli tipo di carta riciclata, che erano sempre belli. Non so come si chiamasse quel brand, però un'amica di mia madre me li regalava sempre. Erano quelli con i fiorellini, con la carta tipo, con la carta marroncina, bellissimi, adorabili, vabbè. Un'altra cosa appunto sono i raccoglitori, che sono molto comodi da avere, però cercate di usare quelli o che magari sono stati riciclati o quelli che sono comunque in cartone, che dopo è molto più facile riciclarli, ecco, invece di quelli plastificati, perché è un po' quel plastificare, quello che non va bene. Capisco che quelli sono più belli perché magari ci spiaccicano sopra cose che ci piacciono, però alla fin di tutto sono solo cose che usate per la scuola, non c'è niente di deep, ecco. E ultima cosa di quale voglio parlare è lo scotch. So che lo scotch comunque non è usato sempre comunque, però, se per caso utilizzate lo scotch sia per impacchettare, sia che lo usate per qualsiasi cosa a scuola, che lo usate in ufficio, che lo usate a casa per qualsiasi cosa, cercate di comprare lo scotch compostabile.
compostabile, sì. Sul Friendly Shop lo potete trovare, che è uno scotch di carta. Allora, lo scotch di carta, oltretutto, è anche quello usato da Amazon, nei pacchi di Amazon. Oh, l'ho scoiato, l'ho patata! Amazon appunto non usa mai scotch di plastica, il che è una cosa meravigliosa. Ecco, quello è lo scotch di carta. Ovviamente per fare i pacchi state attenti, in modo che cercate di impacchettare molto meglio, perché lo scotch di carta rischia di essere tolto molto più facilmente rispetto a quello classico. Però lo scotch di carta è una valida alternativa, perché si ricicla meglio. E quello del Friendly Shop, se non mi sbaglio, è anche compostabile, quindi può andare nell'umido. Non voglio dire baggianate, però, quindi vi lascerò il link se volete andare a vederlo. E niente, questo è tutto ciò che avevo da dire sulla cancelleria, sulle cose, sulle belle. E insomma, fatemi sapere se siete a scuola, se siete in ufficio, se vi piace la cancelleria in generale. Ecco, magari evitate di comprare cose che non utilizzerete mai. Ecco, magari quello. Perché io ero molto così. Quando ho finito l'università continuavo a comprare cose carine di cancelleria, sapendo che non avrò... Non le userò mai, non le userò mai. Adesso ho smesso, per fortuna. Però non comprate cose di cui non avete bisogno, perché poi stanno là a prendere polvere.